È chiaro che l'assenza di Vazzania è un'assenza molto importante. Ultimamente era un giocatore di quelli che stavano meglio, che attaccava la profondità, che ha fatto due importanti reti, però abbiamo delle alternative e quindi ho provato qualcosa. La settimana dovrò essere bravo a riproporle domani in partita, quelle cose che hanno fatto. Il giudizio sul reparto della Cremonese sulla partita di Perugia è stato ottimo. Secondo me hanno disputato una delle migliori partite da quando sono arrivato, sul piano del fraseggio, del possesso palla, di come occupare gli spazi. E quindi sono tranquillo perché le scelte mi danno delle opportunità, di tranquillità. È chiaro che tutti gli allenatori sperano di avere tutti a disposizione per avere un ventaglio di situazioni importanti. Rispetto a Perugia, perdiamo anche piccolo per via di un infortunio. A noi personalmente niente, allo Spezia penso poco perché secondo me nello Spezia in questo momento sta pensando più a conservare il terzo posto che arrivare secondo e quindi penso che il risultato sia ininfluente, qualsiasi risultato sia. E quindi noi siamo consapevoli di trovare una squadra importante che ha fatto un grande campionato, che viene da una striscia di risultati positivi prima, l'ultima diciamo l'ha persa immeritatamente, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, però noi siamo pronti, sappiamo che anche noi in questo momento abbiamo delle possibilità per fare risultato con chiunque, se noi rispettiamo i nostri valori. Siamo una squadra forte come le altre, è chiaro che dobbiamo mantenere la concentrazione alta di come l'abbiamo mantenuta nelle ultime partite, perché il risultato dipende molto dalla concentrazione della squadra. Una partita molto difficile, terza in classifica, è stata per anche qualche periodo seconda, quindi ha una sua identità forte, ha dei giovani interessanti, ha ormai consolidato, diciamo, le sue certezze, però da parte nostra sappiamo, rispettiamo l'avversario, come ho sempre detto, per noi non dobbiamo avere paura di nessuno. Noi siamo una squadra anche noi che è stata costruita per altri traguardi e quindi sappiamo dei valori. I valori ora stanno uscendo e il fatto del possesso palla non è detto che col possesso palla si vince. Si vince con le situazioni di andare a sfruttare. Il Liverpool è l'eccezione, gioca poco con possesso palla ma molte verticalizzazioni. Il calcio sta cambiando, ognuno ha la sua visione di gioco, quindi noi abbiamo preso delle contromisure per cercare di limitare lo Spezia, e lo Spezia ha preso delle contromisure per cercare di limitare la Cremonese. Chiaramente cercheremo di limitare questo attacco importante cercando di levargli la palla prima possibile e quindi di fargli arrivare le palle più sporche possibile ai tre attaccanti. Fatto che loro hanno questa percentuale di realizzazione importante vuol dire che siano molto concentrati su quelle situazioni che rimangono. Da parte nostra dipenderà più sarà difficile la palla fargliela arrivare pulita, più loro avranno meno possibilità di fare gol. Io non so se è il record di punti, io so che dobbiamo lavorare giornalmente per cercare di tenere il massimo da questa squadra, la concentrazione è alta perché ancora non siamo a meta dove ci siamo prefissati di arrivare, quindi non ho questa preoccupazione, la preoccupazione è tenere alta la concentrazione ogni singola partita, per tenere il massimo da ogni partita. Io non so se dovranno essere 3 o 4 punti, sono convinto che se dovessimo vincere domani sera saremo quasi sicuramente aver portato in porto la nave, che quando sono arrivato ho detto metterò a disposizione tutta la mia esperienza, la mia voglia di lavorare per portare la Cremonese in salvo. E quindi con la vittoria di domani io penso che saremo veramente quasi dentro al porto, manca solo il fatto di mettere gli ormeggi per poi tirare fuori tutta la gioia. Mi riservo, ho detto, tanti giocatori in quelle situazioni. E quindi devo vedere fino all'ultimo momento, anche domani mattina. Io ho detto che è importante vedere il giocatore, la concentrazione, la gamba, lo spirito di sacrificio che possa tenere. Quindi ho sempre delle porte aperte per qualsiasi giocatore. È chiaro che la partita di Perugia mi ha dato delle indicazioni. Non avendo dei giocatori rispetto a Perugia in meno, devo trovare delle soluzioni, come fanno altri allenatori. E quindi ho dovuto provare altre cose. Però io penso che
La maggior parte sia quella di Perugia, perché abbiamo avuto una settimana, tolto qualche due o tre che ho sempre dei dubbi. Ormai il fattore degli infortuni, della stanchezza incide su tutti noi, anche noi abbiamo qualche problemino. Però ho sempre detto che lavorando in settimana, facendo lavorare tutti allo stesso modo, l'allenatore non deve avere problemi di pescare anche un giocatore se è 3 o 4 partite che non gioca. Questo deve essere il nostro spirito. E la Cremonese è al di sopra di ogni possibilità di tutti, quindi la Cremonese è il bene di tutti, quindi ci sono delle partite dove deve giocare determinati giocatori, delle partite deve determinare altri. E quindi l'allenatore deve far sì che in allenamento tutti siano alla stessa condizione. E in questo momento penso che sia questa un po' la nostra forza, che quando l'allenatore pesca, anche in situazioni di emergenza, possa essere tranquillo perché durante la settimana ha lavorato con quella intensità. L'emergenza centrocampo c'è già stata sia con il Chievo sia con il Perugia. Ormai ci dobbiamo convivere su questo, quindi l'allenatore deve essere in grado di provare delle soluzioni durante la settimana e ho chiesto dei sacrifici ai giocatori che possono giocare in determinate partite anche fuori ruolo. Vedi Bianchetti con Livorno che ha giocato terzino sinistro e l'ha sviluppato molto bene. L'importante è farli provare. Cambio di modulo, noi abbiamo lavorato su questi due sistemi di gioco, però in questo momento penso che più consolidato sul 4-3-3, poi in partita o in varie situazioni si può cambiare. Piccolo ieri nella sezione di allenamento ha avuto un problema, non so l'identità, sicuramente non ci sarà per questa partita e per quella di Juve Stabia, secondo me, essendo ravvicinate, ci saranno degli accertamenti da fare. Dispiace perché è un'arma importante per la Cremonese. Avete visto anche a Livorno, dopo tanto tempo l'ho recuperato. Evidentemente, il fatto di caricare molto le partite ravvicinate, lui, essendo stato fermo rispetto agli altri, molto il carico di lavoro non è riuscito a smaltirlo e quindi ha subito questo infortunio. Dele è un giocatore per me importantissimo in questa squadra, è di quei giocatori che abbina la quantità e la qualità allo stesso modo, quindi è un giocatore importante. Ora non lo so, non penso che sia possibile rischiare un giocatore per una partita. È chiaro che se la partita dovesse essere importante, ci dovrebbe essere una moria da tutte le parti, può darsi rischiare, ma non penso. Quindi deve proseguire il suo percorso di recupero per essere pronto alla prossima stagione importante, dovuto al fatto che le stagioni saranno molto ravvicinate, quindi non ci sarà neanche molto tempo di stacco se non massimo 15 giorni. Quindi dovremo anche capire questo. Vale la pena rischiare, perderlo per anche una stagione futura e quindi dovremo essere bravi su questo. Noi tutto sommato di tanti infortuni abbiamo avuto questo di Dele, adesso è venuta questa tegola di Piccolo. Rispetto agli altri siamo stati anche fortunati, però io penso che sia dovuto al fatto del lavoro mio e del mio staff che siamo stati bravi a dargli una buona quantità di intensità e tutto sommato quando poi arrivano le partite, se tu lavori tanto durante la settimana, la partita può essere veramente un momento di scarico. Quindi questa è la mia preoccupazione. Che qualcheduno che non ha lavorato tanto come Piccolo è incappato in un infortunio.